brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo di dormire è una forma d'arte, a cui sei solo corpo fare invidia. Di grazie al cielo sei su questo palco, rispetto a chi ti ci ha portato via. Questo tono Luigi Pugilista, che è l'uomo della svista e che nessuno testa, faccio a modo mio e fuggirò da Dio senza averli percosso, perché io invece posso, le manone addosso gliele metto io. Parola di Luigi. Brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo di dormire è una forma d'arte, a cui sei solo corpo fare invidia. Grazie al cielo sei su questo palco, rispetto a chi ti ci ha portato via. Questo tono Luigi Pugilista, che è l'uomo della svista e che nessuno testa, faccio a modo mio e fuggirò da Dio senza averli percosso, perché io invece posso, le manone addosso gliele metto io. Parola di Luigi. Te rompi, te speranto, te rompo, te vomita addosso. Giamaica, Giamaica.
quando sento il tuo profumo margherita, il mio cuore batte 1, 2, 3, boom, boom. Solo tu dai quel sapore alla mia vita che mi fa vedere il cielo sempre blu. Così calda e delicata margherita, bella e tonda proprio come piace a me. Quanti baci ti darei, non scapparmi fra le dita, margherita. Così calda e delicata, margherita, bella e tonda proprio come piace a me. Siubi dubi dubi du, quanti morsi ti darei, non scapparmi fra le dita, margherita. Siubi dubi dubi du, quanti morsi ti darei, non mi dire che è finita, margherita. Oh yeah. Ai limiti dell'evoluto, quando chiedo aiuto tutti qui con te, chissà perché fini sopra il tuo pure te, ce la tagliamo insieme, sai com'è, tanto quando siamo insieme si sgaramo, poi sta tranquillo che dei video ce ne stanno, ce ne basterebbero per tutto l'anno, tanto poi con già questi problemi non ci stanno, allora vieni pure te, aspettiamo dai un po', se te sbrighi ce la fai, a vedete questa live. C'è sta Giampi, oh, c'è sta Giampi, oh, c'è sta Giampi con te. C'è sta Giampi, oh, c'è sta Giampi, oh, c'è sta Giampi con te. C'è sta Giampi, oh, c'è sta Giampi, oh, c'è sta Giampi con te. C'è sta Giampi, oh, c'è sta Giampi, oh, c'è sta Giampi con te. Bocca piena, va bene. Allo! Ciao! Mi chiamo Luis! Ciao! Mi chiamo Luis! Ciao! Ciao! Mi chiamo Luis! Ciao! Ciao! Mi chiamo Luis! Ciao! Ciao! Mi chiamo Luis! Sono youtuber! Ciao! Ciao! Mi chiamo Luis! Sono youtuber! Ciao! Ciao! Mi chiamo Luis! Buonasera ragazzone, carichissimi, fatemi abbassare un pochettino, eccoci qua. Come state? Quanto è fuoco sta playlist, quanto mi sta piacendo, volta dopo volta sempre. È bellissima, no allora, la Bidonfo Emote è un pochino...
un pochino osette, un pochino osette. Secondo me bisogna ossettarla, bisogna anche cambiarla, secondo me, questa emote, perché non è più rappresentativa del canale. Non lo so, è un po' outdatata, hai ragione. Allora, non so se avete notato, ma sì, l'ha notato Wolfie, ci sono le nuove baggine. Sì, finalmente le ho caricate, come vedete. Wolfie, per esempio, c'ha quella dei 2 anni e quindi è roscia come il sole che sta per diventare una supernova. Io invece ho quella di livello massimo, che è proprio la supernova esplosa. Chiaramente ho quella di livello massimo perché io ho l'abbonamento a vita. Questo canale esiste da 48 mesi. Da 48 mesi esiste. Cioè, sono affiliato da 48 mesi. Porcaccia. Buonasera VR, buonasera VR anche a te. Come stai, caro? Come stai? Sì, forse bisogna fare wide sharp come emote. Però bisognerebbe fare commissionare qualcuno che disegni la faccia di Sharp e la faccia stralarga. Una faccia stralarga sarebbe divertente. Sarebbe divertente. Comunque, senza indugio su Segugio, abbiamo un lesbian ass game da continuare. Che appunto l'altra volta abbiamo visto che la quantità di personaggi lesbiche nel gioco è soverchiante. Quindi... dove cazzo sta Xbox Game Pass? Ecco. Quindi dobbiamo tornare a distruggere un pochettino questo gioco, in cui, se non sbaglio, praticamente ormai ci manca solo la metà di sinistra della mappa. Gli obiettivi, cioè i trofei, sono al 38%. Non credo che un gioco... cioè per... no. No, 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 eh. No, eh. No, eh. Ok, è veloce. Ho visto aggiorna. Per fortuna è veloce stavolta. Stavo per riavere l'incubo della live saltata perché non si è da aggiornare. Vabbè, sarà veloce. Oggi doveva aggiornare, dopo secoli che non aggiorna niente. Cosa avranno aggiornato, raga? Spero che abbiano aggiornato i box allora, sono curioso, magari no. Quali sono i dettagli di questo aggiornamento? Non si possono vedere? No, non posso vedere i dettagli. Zero. Pensavo fosse multiplayer, ma no. Ma, spero che non arrivi presto, perché altrimenti quello sarà pesante da scaricare, però non sembra. Vabbè, dai, siamo al 40%, adesso ci arriviamo. Credo che ci manchi praticamente... allora, in realtà ci manca tanto a livello di trama. Però a livello di mappa, regà, metà mappa l'abbiamo distrutta tutta. Cioè c'è qualche puzzolino qua e là che ancora non abbiamo risolto, però a parte quello non mi pare ci manchi nulla. Sapete a cosa ho pensato, fra l'altro? Ho ripensato a quel cavolo di puzzle in cima alla mappa, vicino all'hotel, quello delle 4 pietre, che non riesco ancora a capire dove cavolo... perché abbiamo sbloccato praticamente tutti i poteri ormai, non credo ce ne siano altri, e ancora... non siamo riusciti a fare quel puzzle lì. E sta cosa mi fa infastidire parecchio. Sto impazzendo per questa cosa. Però stasera cercheremo magari di seguire un pochettino la storia. Perché comunque, ok, abbiamo fatto un bel po' di esplorazione, però un pochino bisogna spingere avanti sta storia. Anche perché, regà, lo sappiamo, vi siete rotti le palle. A me dispiace che tutti i giochi debbano sempre finire così, perché io adoro giocare i giochi in modo completo, esperienziarli bene con calma, però va sempre a finire che, arrivati a metà serie, la gente si annoia di vederli. E ci sta, però che palle, uffa, io voglio fare... cioè, anche con Resident Evil, quando faremo la serie su Resident Evil, io voglio fare le mappe al 100%, state scherzando? Cioè, immaginatevi se lasciassi Resident Evil e perdessi metà dei jumpscare, brutto. Comunque, ok, è già finito l'aggiornamento, per fortuna. Possiamo passare a cassette. Fucking go. Pro Fury. È fatto in Godot, frato. Ricordiamoci sempre che è fatto in Godot questo gioco. Io non ho parole. Mi avvicino di soppiatto a un saltatore. Mm-hmm. C'avete il mouse davanti? Ah, bisogna togliere la cattura del mouse. No, non lo voglio il cursore. Infatti, eccoci qua. Oh, aggiornamento 1.6. Aggiunge il multigiocatore online. Ah, quando sei online potrai giocare con gli amici in gruppi fino a 8.
esplorare il mondo insieme, combattere e scambiare rastri, fare squadra contro funzioni fuori controllo. Che ne dite? Se avviassi una sezione. Non ha molto senso perché sto facendo ancora la mia blind, però dovreste, non so chi di voi ce l'ha Castle Beast. Giochiamo con Wolfy Bobo, non ci credo. Avventure di Wolfy Trainer anche stasera. Sì, però lui col gioco finito mi distrugge tutti. Mi distrugge tutti. Oh, fatemi fare un attimo un'analisi. Ah, certo, oggi dobbiamo andare avanti con la storia. Siamo nella base dei cultisti. Interessante. Buonasera Francone. Trainer, buonasera, sono Melly. Volevo ringraziarti per la live di ieri. Oggi mi sono svegliata alle 5.30, scacco matto rispetto a te. Oggi avevo 25 ore. Brava, brava, effettivamente hai fatto bene, effettivamente hai fatto bene. Io stamattina invece mi sono alzato sempre alla solita ora e ho prodotto comunque uguale, perché ho finito, fra l'altro, praticamente tutto il progetto grosso. Sono molto felice di questa cosa. Oh shit, mi ero dimenticato di sta rasciata. Adesso sono curioso perché sarebbe divertente fare il multiplayer con Wolfy Bobo. Oh, il nostro gruppo era a posto, vero? Sì, mi sembrano curati. Tu ti sei svegliato alle 7. Sfigato. Posso parlarti? Perché non posso fare X? C'è un glitch? Non posso premere la X, raga. Con lui sì. Ma non mi vuole parlare? Oh, è un glitch sta roba. Ho trovato un glitch, raga. C'ha la X sopra ma non attiva nessun dialogo. Vabbè, non ti vuole parlare, fai puntini puntini. Che brutta, che roba pigra far così. Oggi ho fatto la torre lotta su Zaffiro. Mio padre? Mio padre? Oh, ok, facciamo così, raga. Io intanto esploro un pochettino finalmente quest'area. E poi, se funziona, magari proviamo a vedere effettivamente sto online, se è veramente un online divertente o qualcosa del genere. Oh, lui mi sta guardando incazzato. No. Fammi andare un attimo di qua. In questo edificio. Lore. Gli appunti scarabocchiati dicono: questa creatura ha forma di disco volante emergerà dal suo guscio se le verrà data la possibilità di restare vicino ai suoi avversari. Ah, trucco per evolvere l'UFO. Ok. Ok, interessante. Direi che livello sono 300 miliardi, sicuro. Vabbè, allora facciamo un po' lui. Dai, perché no? Anche lei, vai. Dorian si aspettava qualche problema prima della cerimonia, quindi sono rimasta di guardia. 175. Mamma mia, ok. Si ricomincia con un bel infiamma e un bello sputo. Siamo forti effettivamente per sta zona, mi sa. 38-34. Ah giusto, non dobbiamo fare gli attacchi contro un volante. Ho sbagliato. Scudo andato. Let's go. Cosa mi fai, derisione? Ok. Di nuovo peperino e cannone. Non so se 88 sono le ore o i giorni. Credo le ore. 88 giorni non credo di averli fatti nemmeno su spada e scudo ai tempi, io. E avevo su spada e scudo, avevo il bot attivo praticamente 24 ore al giorno. Quindi non credo. Anzi, sono curioso, sono curioso. Sono curioso, raga. È tanto che non lo guardo. Guarda, ho aperto la Switch, pagina di trainer. Eccolo qua. La mia pagina. Pokémon Scarlatto giocato, non si vede ovviamente, però giocato per 100... metti a fuoco... non lo metterà poco. Comunque Scarlatto giocato per 185 ore, Arceus per 110, Perla Splendente per 130,
andiamo giù a spada e scudo. 2255 ore. 2000 ore ho fatto su spada e scudo. Per farvi capire che ira era. Ira videoludica. 2255 ore. Una roba inimmaginabile. Più di 93 giorni. Allora era pure più di Wolfie. Più degli 88 di Wolfie, madonna. Perché ovviamente avevo il bot, ragazzi. Non, a spada avrò giocato le mie solite 100 ore. Avevo fatto anche i DLC, quindi facciamo un 150 ore massimo. Il resto era tutto bot in cui io non giocavo. È particolare sta cosa. All'epoca potevi fare il bot per Let's Go Pikachu e Eevee, tra l'altro. No, mi sarei dovuto svegliare molto prima con spada e scudo per fare successo. Perché agli inizi di spada e scudo, regà, la gente per le cose gennate avrebbe pagato. Rimborso PA. Ok, interessante. Ottima passiva questa. Dovrei fare la guardia. Cosa sta tramando, Dorian? Sono preoccupata. Eh sì, perché fanno la guardia queste stronze. Qua dietro? Ah, c'è il Secretos. Sei un'intrusa? Dorian si arrabbierà a morte, ma con me se non riuscirò a fermarti. Spaccalope, simpatico lui. Sempre peperino. Sputo. Che palle, non poter usare l'attacco fuoco perché sennò alza la barriera. Mi hai spento, eh? Bene. Parapam, parapam. Boh, è la carica. Ok, sempre peperino e sempre cannone. Let's go, let's go. Oddio, la mia amica lei. Ok, è veleno, quindi adesso mi posso incazzare. In fiamma. Puto. No! Non su Dolly! No! Morta Dolly. Vabbè. Ferma. Mandiamo Enel subito. Sarebbe da mandare Zomba, però non ce l'ho. Perché Zomba credo sia arrivato a livello massimo ormai. Combatti con un rombo di tuono, ovviamente, o con Uragano. Uragano. Vediamo l'animazione di Uragano com'è. Ma perché colpisce sempre me questa gente? Vai. Bella l'animazione. Brava, bellissima. Enel 3 stelle, godo. Toby 3, va bene. Sono in grossi guai. Attiviamo. Shortcut. No, non shortcut, ma tastino. Che alzerà il Pontos. Il Pontos, ma stai scherzando? Io dormo nella stazione. Bellissimo quel video, ragazzi. Scusate, vado a riposarmi perché c'ho un pochino di cagarella io in quella zona, eh? Dove sta il fuoco, scusatemi? Ecco. Sì. Riposo. Yes. Queste animazioni di cura, però. Chi l'ha ferito deve essere un selvaggio? Non ci avevo pensato. Vabbè, ma le conversazioni con Kaylee sono brutte. Proprio tantissimo, ho notato. Effettivamente prima ho dovuto... In questo momento sono con le tapparelle abbassate ma la finestra aperta, così sento forse un pochettino d'aria fresca. Siamo arrivati già in quel periodo dell'anno in cui è bello sentire l'aria. Che ci fate qui? Non dovreste essere... Un momento, Kaylee, sei tu? Sei una prostata. Sei una prostata. Che si battutona incredibile, raga, eh? Oh, in fiamma, che sei anche di acciaio. E sputo che ti dà le punte. Intinto. Boia, sciottato. Ok, mandami un altro tutto bene, godo.
Yeah. Così voglio che vadano le lotte, raga. Così devono andare. Questo è il Pokémon che piace a me. Corvina è salita di livello, eh. Cosa hai imparato? La prostata. Non ricordo quest'uomo, ma sembra che lui si ricorda di me. Forza, continuiamo. Fa vedere un attimo. Cosa hai imparato, Corvina? Di nuovo? Mi sta sfasamento. No, non sfasamento, perché... Avrà imparato una di queste? Ehi, non ho visto bene cosa ha imparato, raga. Vabbè, andiamo su. Piano, piano. Ti inseguo addirittura. Ehi, voi non indossate le vesti. Siete qui per sabotare la cerimonia? Certo. Cerimonia di cosa? Bello questo sfondo. In fiamma. Sputo. Alimentato, eh? Va bene, sei morto. Sei morto, easy. Pamparampa. Piroleonte, bello Piroleonte, simpatico. Ok, cannone ossa. Non credo lo vorrei in squadra, sto schifo. Io per i danni, no! Però ogni volta che ci colpiscono aumenta l'energia della fusione. Ok. Non l'avrei detto. Alimentato, eh. Veleno su fuoco alimenta. Boh. La logica della compatibilità dei tipi a volte non la capisco, raga. Proprio zero. Ok, easy. E si conferma la regola che tutti hanno due nastri. Non ho mai visto nessuno con tre nastri. Cioè, finora non ho visto nessuno con tre nastri. Com'è possibile? Si inventavano tipo Pokémon che tutti hanno... Non è, cioè, che ci sono sei spazi e nessuno ne usa sei. Però anche sto gioco mi sembra così, eh. Ma critichiamo, mi sa. Un'altra casetta. Chi ci ferma qui? Si è mosso il coso? Questo è uno shortcut, non credo. Si è teleportata. Uno spinner! È uno spinner, raga! È effettivamente uno spinner, lui. Però non proprio uno spinner, perché non gira del tutto, però... Gli allenatori tendono ad avere massimo 4 cassette. Schifo. Lo distruggiamo ovviamente, perché come da regola tutti gli scagnozzi. Cultista amichevole. Ehi, nuovi amici. Purtroppo è volontà del serpente. Siete dei senza palle. Localizzatori, siete dei senza palle. I localizzatori sono dei senza palle. Sono dei senza palle. Dovevano fare hanno invertito serpente Dio. Perché, oh no, poi sembra una bestemmia. Di Rikard, esatto. Che difende la nostra comune dagli estranei. Non c'è assolutamente nulla di personale. Ok, vabbè, simpatica. Dicono Dio serpente. Ok, allora già... Allora perdonati. Allora, in fiamma sul veleno dovrebbe andare, dai. Mamma anonimo. Aia. E questa è la 2. Sempre Jormundoro, bellino Jormundoro. Non ce l'ho purtroppo, però. Bellino tanto. Preferisco la Medusa. Onestamente. Fallito, godo. 120 in fiamma, madonna. Ok. Nulla di personale. Not il personal, kiddo. Serve una chiave arrugginita. E qua c'è un uomo arrugginito. È compito dei figli del cordoglio respingere gli stranieri. Non indossi la veste del figlio del cordoglio. Perciò devo sconfiggerti.
Figli del Cordoglio si chiamano. Questa, beh sì, questa è Borgo Cordoglio. Ah, Sirenata, non abbiamo mai visto in cosa si evolve ancora. Shit, lui è aria. Sputo. Ok. Se vuoi fare una stanza ci sono. Allora, dopo proviamo, appena finisco questo dungeon, vediamo effettivamente com'è sto online. Però il problema è che credo che sia sbilanciatissimo. Vedremo. Ah, hai imparato bomba pustola! Non male, come Dolly. Cioè, come l'altra, come si chiama? Ricordo. No! Sì, però ho quattro cose, non riesco a usare. Poi Gatti V, va bene. Aia. Continua a infiammare. Cannone. Mi sta un po' sulle palle andare a pure curarmi, però boh. Non lo so. No, resistiamo ancora un attimo, non voglio curarmi. Fratello Cooper? Non ho letto bene. Mi dispiace. Sai, c'è un grande significato simbolico nel potere trasformativo delle cassette. I quattro lati della sua forma rettangolare coincidono con i quattro lati dell'uomo. Va bene. Dunque sia, probabilmente ora dovrei cercare di fermarti. Visti stupidi, come sempre. No, lo stardigrado lo odio. Lo odio, stardigrado. Che gatta, sì, sì, sì. Ovviamente. Resisti. No, mi ha rubato il piasto, bastardo. Cannone. Vai. Vai. Shit. Cavolo, è proprio difensivo al massimo lui, eh. Facciamo... Lui sarà schivato. Proviamo. Dovrei fare derisione forse stardigrado, così può solo colpire. Ma tanto sta colpendo comunque. Quindi questo sottraipi a peperino. Cannone. Cioè lui è proprio cacuna, lo odio. Dai, manca uno. Mancava uno. Oh, non mandarne un altro, eh. Grazie. Eccoci qua. Ci sarà un altro falò qua dentro per curarsi, no? Le cassette sono interessanti. Vediamo. Chiave, muro di plastica, legno e nastro ghiaccio. Qua sopra com'è la situa? Ho lei. Lo piano! C'è dell'acqua. Possiamo esplorarla, niente. Qua si può salire, c'è lui però. Posso andare dietro. Qual è il segreto qua sopra? Qual è il premio? Qua dietro. Ah, guarda un po'. Ah, era trama in realtà, ho sbagliato. Vabbè, era comunque per il ponte. A questo punto siamo qui, andiamo a curarci. Dai, dai, vi prego. Io voglio allenare questi due, raga. Voglio che si evolvano. Sono stufo di non averli evoluti. A questo punto mi riposo. Sì, sì, non mi interessa quello che dici, Katie, come al solito. Ok. Vai, let's go. Allora, ponticello. Guardi qua. Che palle ste transizioni. Vabbè. Ok. E ok, vabbè, uccidiamo questa, vai. Da non credere che fratello Cooper mi abbia messo di guardia. Dopo tutto quello scappare. Sì.
scavare. Sono la figlia del cordoglio più devota. Forse batterti gli dimostrerà il mio valore. Tutto per un dio serpente. Bomba! C'è il tuo fratellino qua sopra, guarda. In fiamma e sputa. Però lo accende. Lo alimenta. Basta. E lui mi incendia invece. Oh. Non ha nulla senso in sto gioco. Piano, non morire. Ok. Secondo. L'evoluzione. Ah, è l'evoluzione questo, eh? Dell'altro. Ma sono brutti in realtà. Non mi piace tanto lui. Onesto. Fior di pauce, eh? Cioè, carino, però non di più. Sempre sputo. Veleno, fra l'altro, gli fa male. Perché è pianta, quindi ha avvelenato in automatico. Avvelenato e scottato. Gol. Fior di pauce, eh? Ok. Va bene. Non sono brava abbastanza. Oh, shit. Vai. Prontiamo l'idiota qui. Accidenti, tutto questo scavare mi ha messo una fame tremenda. E ora devo affrontarti a stomaco vuoto. Dove hanno scavato? Terracotto. Ok, lo possiamo accendere. E col veleno mi sembra gli metto le punte, vero? Sì, come con l'acciaio. Fuoco invece aumenta la difesa in mischia e la difesa a distanza. Ok. Che diventa terracotta. Robe strane. E mi spegne lui, bastardo. Fiamma, cannone. Quanto ci voleva? Mi è rimasto un PS. Ok. È l'evoluzione, eh? Che carino, sputa brodo, va bene. Abbiamo iniziato a vedere un po' di evoluzioni, almeno. Cavolo, forte lui, eh? Mi sto bustando la difesa all'infinito, poi. Zomba. Let's go, un bel colpo d'energia come piace a me. Para bam para. Boia. Boia. Colpo d'energia sempre e tu fai cannone. Dai, dovrebbe andare bene. Ok. Perché non calano quelle cose lì? Di difesa. Mamma mia. Forte questo qui, oh. Varrà tanti punti di esperienza, spero. Tumba a livello 2, codo. Ha imparato qualcosa e non ho visto. Vabbè, sputa sul crodo, vabbè. Sputa sul crodo. Volevo solo un panino. Ok, vai. Devo fare il salto giusto, eh. Let's go. Ah, mi alza anche quello, ok. Shortcutto, ottimo. Dai, vai giù. Thank you. Piu, 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 piu. Alziamo quello. Perfetto. E si va. Lì però è il boss, mi sa, eh. Dai, abbiamo lo shortcut e tutto. L'ho fatto due volte, perché non farlo adesso? E mi faccio pure al posto di Corvina, anche se a 4 stelle, ci metto Zomba. Perché comunque sarà importante questa lotta. Zomba secondo me MVP della squadra, lo sapete. È troppo forte, cioè. Rottissimo, cazzo. Ok. Non dirmi niente, non mi interessa. La freccia del tempo si sposta solo in avanti, eh? Lo diceva sempre mio padre. Mio padre! Ah, wow, non si può tornare indietro, vabbè, bei dialoghi. Kaylee è troppo normy, non mi piace tanto come personaggio. Preferisco Eugene, devo dire. Anche l'altra tipa.
Hayley è proprio la stupidina del gruppo, cioè sembra di vedere Penny, no, come si chiamava, Nemuna, quella di Pokémon Scarlatti, no? Più o meno è lei, in personalità. Ok, are we ready? We are ready. Posso passare oltre, tipo? È proprio un buco. Jacqueline, ma cos'è, sua madre? Sua madre? Sì, mi sa di sì. Silenzio tra il pubblico, per favore. Milfona, incredibile. Lei chi è? La mia sostituta? Inquietante. Come la tua sostituta? Ah, è tipo una sua clone, in realtà. Beh, sarà la stessa persona, ma in un universo parallelo. Ora parlerà Dorian. E Dorian? Ma che cesso è? How's it going, everybody? Va bene. Col l'occhiale rotto. Come va, gente? Tempo 89, palese. Accidenti, siete sempre una folla fantastica. Ascoltate, ragazzi, figli del cordoglio o chiunque voi siate. Avete fatto tutti un ottimo lavoro con gli scavi. Dico davvero, questa è una buca di primissima qualità. Questa fossa è profonda come la vostra devozione alla causa. È come una metafora. Quando nella mia testa ho iniziato a sentire i sussurri che mi guidavano sottoterra. Ok. Ho capito che non potevo farcela da solo. E certo, abbiamo avuto alti e bassi. Ma ce l'abbiamo fatta! Apriamo il sipario. Il serpente ci attende, baby. Quindi è una stazione. Vogliono andare a uccidere un arcangelo. Catturare un arcangelo o controllare un arcangelo, qualcosa. Adesso entrerò nella camera e tratterò con lui per ottenere una parte del suo potere divino. Ok? E ad accompagnarmi la nostra figliol prodiga tornata a noi. Non è così, Hayley? Ta-da-dam. Oh no. Oh no. Hayley, tesoro, sempre un cerbiatto abbagliato dai fari. Ovviamente ho saputo che avresti partecipato alla nostra grande festa. Non hai raccontato alla tua amica che dirigevi questo posto al mio fianco? Aster. Dolly, mi dispiace. Ti spiegherò più tardi. Ora dobbiamo mettere fine a questa storia. Tu non credevi in me, vero? Beh, a quanto pare ho sempre avuto ragione, baby. È un vero e proprio arcangelo esattamente sotto i nostri piedi. Ma io non va tutti già sei, che me frega. Noi abbiamo affrontato gli arcangeli, Dorian. Se entrai dentro ti farai uccidere. Voglio vedere una scena di morte. Se vedo una scena di morte in Castle Beast, godo. Tu e la tua amica avete tanta esperienza, perché non venite alla festa? Forza, guardatemi mentre scendo la divinità con il mio nuovo amico arcangelo. Jacqueline, la piattaforma, per cortesia. Yes. Come desidera, signora. È uguale. Ci vediamo dentro, Hayley? Lei è volata giù. Lo odio con tutta me stessa. Forza, fermiamo questo idiota, qualunque cosa creda di fare. Subito. Dove sono finiti i cultisti che c'erano qua intorno, però? What? Ma io potevo vederli se andavo qua, vabbè. A vedere qui un attimo, prima. Soldi. Come non posso prendere i soldi? I soldi sono inutili, giustamente. C'è pure una valigetta, va bene. Let's go. Quindi era la sua ragazza, eh? C'era la tresca, comunque si bombava Hayley, quello lì. Di nuovo quell'atmosfera. Ormai mi ci sto abituando, ma mi fa ancora male la testa. A che punto siamo con la fusione, fra l'altro? Non si può vedere, eh? Manca una tacchettina, potremmo farcela. Yeah. Hayley, amica di Hayley, ce l'avete fatta. Ho preso la decisione tattica di modificare il piano. Signore? Hayley e la sua amica andranno avanti, e se l'arcangelo non le uccide all'istante, entrerò io a fare il mio discorsetto. Tu sei pazzo e ti farai uccidere. Prima tu. Prima tu. Lei non parla. Hayley, ok. Aspetta, voglio sbloccare il viaggio rapido prima. Aspetta. Non c'è il viaggio rapido, ok? Va bene. Non c'è il binario A. Aspettate, no, non volevo. Volevo fare la. Eccoci qua. Volevo fare come al solito le teorie sullo stile estetico. È 3D, ma comunque pixel. È 3D pixel art. È fuori il binario A, è vero. E infatti fuori c'era il binario A da solo. Giusto. Stranissimo, un pollo tipo. Però sì, è pixel art ma anche 3D. Un arcangelo, sta in guardia, Dolly. 3D sgranato. Avete sentito la mia chiamata? Siete qui per rendermi omaggio? Siete qui per bruciare per me? Non parlare.
o la va o la spacca. Lo uccide. Oh grande arcangelo, ho accolto la tua chiamata e ho viaggiato verso la tua dimora. Per la mia lealtà chiedo solo una parte. Giudizio. Distrutto. Ma che è? Proprio distrutto. Polvere. Azzer. Tu non puoi prendere da me, tu devi solo dare. Gliel'avevo detto che sarebbe successo. Così, creazione tranquilla. Forza Dolly, mettiamo fine a questa storia, prima di uccidere qualcun altro. LOL. Cordemonio, serpente divino. Vabbè, LOL. Colpo preventivo, bastardo. Ma poi sa fare il giudizio, cos'è Arceus? Ok. Allora, io direi un bel muretto elementale. E tu colpo d'energia. Porco demonio. Buonasera Nick. Sei un clown, apri il mondo. Allora, in realtà, appena finisco questa cosa volevo proprio farlo, sono curioso. Però sarà una cosa breve perché voglio solo capire un po' come funziona, perché comunque è ancora la blind. Comunque grazie mille per i 18 mesi, tesoro. Allora, fusione non è ancora pronta. Buono, ho il muro. Se vado in fiamma, lui ha un muro di cose, ok. Colpo di energia che zomba è rotto. Senza effetto, non l'ho letto. Cosa è successo? Ha preso una mela e l'ha mangiata. Ok. Mi ha rotto subito la cosa. Precisione plus. Vabbè, io continuo di infiamma e colpo d'energia. Non ho ben capito cosa è successo col colpo d'energia. Prima è successo qualcosa, vabbè, non ho letto. Ok, Dolly, resisti. Multibersaglio. Siamo in fusione. Sì, quello del vantaggio di tipo, infatti per quello ho fatto col fuoco. Siamo pronti. Vediamo come sono loro due insieme. Bello. Pizza postore. Ok. No, andare di infiamma comunque. Ustionato godo. Tentazione. Fa sempre crescere la mela. Ok, gliela bruciamo. Cos'era? Neutralizza? Va bene. Ma posso anche separare, non avevo notato che c'era il tasto separa. Bruciamo tutto. Mangiamo la mela. Shit. Quindi giudizio. Vabbè, credo che sia semplicemente costi un sacco di piano. Non so se funziona quando mangi la mela. Credo che sia. No. Shit. Eccolo lì. Mi è caduto il tappo. Sì, tra l'altro è palesemente una sorta di basic citazione alla mela dell'Eden e via, cioè fa la tentazione poi ti giudica. Vabbè, anche se è un demonio, ma comunque è molto bianco, è molto colori chiari. Interessante. In fiamma. Ci siamo. Bisogna continuare a fare lo stesso attacco e funzionerà sempre. Fai niente col rombo di tuono. Mi ha spento? Mi ha spento. E va bene. Ma non posso trasformarmi finché siamo fusi. LOL, è vero. Continuiamo a infiammare allora. Tentazione.
gli bruciamo il muro e credo sia abbastanza morto tra poco. No, stella cadente, shit. Ok, bruciamogli il muro e ci curiamo pure, vediamo. Però è pronto per giudizio, mi sa. Ci ha pure avvelenati la mela adesso. Vabbè, rip Dolly Kaylee, però. Adesso ci trasformiamo per bene. Enel ed Erciola. Ed è fatta. No, non sono morto, però. Con questi direi che va a finire bene. Anzi, voglio fare solo un uragano, quindi gli faccio tipo scherzetto, perché non voglio vedere, voglio vedere l'animazione di uragano, che è più bella. È vivo! Ah no, ok, pensavo ci fosse rimasto un PS. Uva upgrade, uno strano grappolo d'uva sotto sopra che si disca nasca dai semi piantati nel giorno dei contrari. Mangiare un grappolo d'uva, sì, va bene, avevo letto. Lasso di una stella. Devo farlo una che è quasi vicino alle 5. Puoi parlare per 5 secondi. Ok, canzone. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che ti sto per dire. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e di quiete. Dove si innalzano tronchi possenti e scura l'erba tra cui camminare. Questa è la cosa nuova. Ok. Tronchi e erba scura. Oh, il triangolo. Cor demonio, giusto? Ho una bella opportunità di lavoro per te. E lo sciuppa via. Voi e io un giorno dovremo proprio fare una chiacchierata. Ok. Fa troppo ridere. Lui bruciacchiato lì. Dorian! Sorry. Mi dispiace, ma è solo colpa sua. Dobbiamo andarcene. L'aria è qua sotto odore di morte. Fa troppo ridere. Come è morto mi fa troppo ridere. La comune aprirà le sue porte. Cercheremo un punto di corto di incontro con il resto di Nuova Wirral. Volevamo solo una guida, non volevamo... Lo so, la gente di questa comunità non è cattiva. Dovete solo scegliere con più cautela in chi riporre la vostra fiducia. Siamo too strong? Cose da pazzi. Come ti senti? Io sto bene. Mi sento in colpa per aver aiutato Dorian tu per tutto questo tempo, ma in realtà la colpa è sua, non mia. Ci unimmo ai figli del lutto più o meno nello stesso periodo. A me serviva quel senso di appartenenza. Diventammo buoni amici, io ero una sorta di assistente per lui. Forse col tempo le cose cambiarono, forse c'erano sempre stati problemi, ma Dorian iniziò ad avere un ascendente nefasto sulla gente di Borgo Cortoglio. Contava solo lui, con i suoi sogni, le sue esigenze, le sue follie. Non c'era più quella comunità di cui avevo un disperato bisogno. La gente reagì male e io cercai di appianare i contrasti. No, non ero la sua assistente, gli coprivo le spalle. Mi sembrava di stare facendo del bene, di coltivare un'atmosfera di positività, anche se la gente stava male. Non sono una brava persona, Dolly. Dì che lo sei. Mi fa piacere che tu lo pensi. Ora che lui non c'è più, spero che staranno tutti meglio. Le persone smarrite cercano una guida e Dorian gliela offriva. Un altro arcangelo in meno e voglio aiutarti a trovare gli altri. Godo. Livello relazione 2. Fer. Ora puoi usare il potere fusione. Hanno più 10% di forza. Cosa sarà il potere fusione? L'uomo triangolo ha detto di voler fare... C'ho un pelo in bocca. Una bella chiacchierata con te. Che voleva dire? Oh, quasi dimenticavo di chiedere. Hai ricevuto un nuovo indizio del fantasma dell'arcangelo che vive dentro di te? Tronchi possenti e scure l'erba. Strano che... Sembra che descriva una zona. Poi non ho ragione a odiare Kaylee. Vabbè, perché la considerarla stupida. Ok, diamoci da fare. Ora dove si va? Ho sentito decidere su cosa sta succedendo a Miralago. Sì, dovrò andare a Miralago prima o poi. Ok, allora... Abbiamo anche l'appartamento distrutto che ci manca ancora da visitare. Adesso vado al municipio, facciamo una cerchia, però ragazzi, la facciamo giusto per vedere un po' di robe che ho già fatto. Non faccio storia o robe nuove. Perché comunque, essendo in blind, vorrei tenermi l'esperienza da solo. Però magari andiamo a vedere se c'è una fusione fuori controllo da qualche parte, facciamo due chiacchiere così. Ok, allora, gruppo come è messo? 3, 2, 3, 3, 4, va bene così. Corvina cambia nastro,
Perfetto. Vai davanti al municipio, ma per forza da lì deve iniziare, ok? Ah, aspettate, aspettate. Sì, vabbè, mi tengo Kaylee ancora un attimo, dai. Questo è backseating, Wolfie. Questo è backseating. Quindi, Wolfie, ti devi autobannare. Wolfie, ti devi autobannare. Salve, Dolly. Chiedo scusa, parlo troppo forte? Forse così va meglio per te. Ho pensato che potremmo organizzare un incontro veloce. L'uomo del triangolo. Chi sai che cosa vuoi? Dove ho scordato l'educazione? Dovrei presentarmi? Sei un arcangelo? Arcangelo? È così che ci chiamate? Che delizia. Sì, lui fra l'altro non è uno stile unico, è molto generico lui. L'uomo del parcheggio, esattamente. Buonasera, Malli e Gemellone, eccoci. Buonasera. Wolfie, bannati da solo. Esatto, esatto. Quanto a me, personalmente, la vostra gente mi ha chiamato in molti modi. Artù, Alessandro, Agamennone. Va bene. Ahimè, io sono Aleph. Cringe. Puoi chiamarmi Al. Certo, è molto educato. Da qualche tempo una vecchia conoscenza mi preoccupava. Fortunatamente quella situazione ora è stata risolta. L'uomo del parcheggio misterioso e labile, certo. E ora ritorno e scopro che questo mondo ha radunato altri della mia specie, altri arcangeli. Questi sono davvero, davvero tempi entusiasmanti, amici miei. I nuovi arrivi sono una cozzaglia bizzarra, ma vedo molto potenziale in loro. Devo chiedervi di non tentare di interferire con il mio esercizio di team building. Anzi, devo proprio chiedervi di smettere di cercare i miei simili in qualsiasi modo. Devo trovarvi per lasciare quest'isola. Oh, volete solo andarvene? Sì, posso mandarvi lontano da qui. L'unica cosa che non posso trasportare sono io. Uno specchio non riflette se stesso, certo. Non mi piace questo discorso. Così sia, esaudirò il vostro desiderio. What? What? Ci hanno buttato nella dimensione specchio? Ecco ragazzi, dovete ringraziare Wolfie se non si fa la cerchia, perché Wolfie ci ha condotti ad andare avanti nella storia. Adesso non credo si possa giocare all'online. Non è finito il gioco, no. Mondo specchio. Il gioco ti è piaciuto? Non credo di avere neanche i nastri. Ma dov'è Kay? C'è Kaylee nel gruppo, ma non c'è. Molto bello, sì, siamo riusciti a tornare a casa, ragazzi. Questa è casa mia. Ogni mattina mi alzo e vedo questo. Sarebbe successo comunque, vabbè, magari sarei andato a destra. Ok? Cartelli? Non riesco a leggere niente, non riconosco nemmeno la lingua. Poi tutto così. Siamo a Forumasula! Questa è Monpiano, sì, 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 sì. Dipende dalla giornata, però è molto... Monpiano la notte, tipo. Oh, qua c'è ZTR da fare. Ok? Una spada gigante. Siamo su Elden Rings. Anche non sono i bidoni dello sporco. Questi tre sono quelli davanti a casa mia. Guarda qua, graffici dell'uomo triangolo. E c'è una chiesa, ovviamente, perché a un piano ci sono le chiese. Chi è sto qui? Hey, sugar. Smash. Hai l'aria sperduta, straniera. Hai bisogno di un posto dove stare? Subito. Ma che cazzo è un... Vabbè. Ah, siamo nel... Comunque nel varco spazio temporal. Sei fortunata che ti ho trovato, tesoro. Puoi chiamarmi Madame Ambra. Sono il volto della loggia Ambra. Sei davvero fortunata, la loggia Ambra non attraversa spesso quei mondi morti. Accomodati, fai come fossi a casa tua, dai un'occhiata in giro. Al momento stiamo viaggiando, perciò non c'è ancora nessun posto dove andare. Ehi, dolcezza, come posso aiutarti? Chi sei? Come ho detto, sono Madame Ambra, il volto di questo locale raffinato. Non preoccuparti, non sei in pericolo. Non sei la prima anima a viaggiare qui con quell'espressione sul viso. Ok, arriva... Posto è questo? La loggia Ambra, tesoro. Tendiamo a non restare nello stesso posto troppo a lungo. Sono dei gitani, praticamente. A volte persone come te hanno bisogno di una mano, perciò cerchiamo di aiutarla. Abbiamo avuto una clientela molto variegata nel corso degli anni, su questo non c'è dubbio.
Cosa sta succedendo? Oh, sei adorabile con quello sguardo da cucciolo smarrito. Tranquilla, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ti sei semplicemente trovata in un mondo morto da 1000 anni. E non ho fatto altro che raccoglierti. Arrivederci. Abbi cura di te, dolcezza. Ok. Sono dei lucidi, dei rossetti penzolanti. Vabbè. La loggiambra è davvero unica nel suo genere. Uomo dal volto severo. È la tua prima visita alla loggiambra? Oh no. Questo sarà un uomo cattivo. Rilassato. Ma Madamambra sa come gestire questo locale. Questo è poco ma sicuro. Ok. C'è un murale lì dietro. Vedi, vedi che lodano l'uomo triangolo? Questo è l'uomo triangolo e c'è gente inginocchiata. Eccolo qua. Uomo triangolo con gli altri... con gli altri cosi. Arcangeli. Che comandava. Un tempo più semplice. Conosci Aleph? Non voglio chiamarlo Aleph, è un uomo triangolo. Eravamo come una famiglia una volta. Ai bei vecchi tempi. Eravamo un bel gruppetto una volta e abbiamo passato dei bei momenti insieme. Lascia che te lo dica. Aleph era un po' il capo, cioè è ovvio che fosse lui. È un tipo fatto così, dico bene? Io ero quella che guida e Morgante era la custode alla porta. Dione. Ma a volte ci si perde di vista, a volte alla fine le cose si complicano. Perciò mi sono lasciata tutto alle spalle. Sono sicura che Aleph sta ancora cercando di trovare un modo per andarsene da quell'isola, ancora adesso. E la vecchia strega non gli dirà mai come fare, ovviamente. Capito tutto. Infatti lui vuole perché lui è uno specchio e non lo può fare da solo. Non voglio annoiarti come una vecchietta che racconta i bei tempi andati. Sei un arcangelo? Io? Beh, te l'ho detto, Dolly. Sono solo il volto di questo locale raffinato, sto scomparendo da tutti. Ma non avevo finito i dialoghi, non ho visto a destra. La loggia Ambra è la vera protagonista. Quindi l'arcangelo è la loggia. Lei è tipo l'avatar della casa. Però non parlare del fatto che tu la sai lunga di cosa vuol dire andare in giro indossando un avatar, dico bene? Azzer. Non preoccuparti, non lo dirò a nessuno. Ora, immagino che fossi bloccata su quel sasso perché Aleph ti ha teletrasportata lì, giusto? Ha lavorato di una loggia, sì sì, mi trombo la casa. Tutto il camino. E prima eri a Nuova Wirral? Quell'isola è come una carta moschicida. La gente scivola tra le crepe del mondo e finisce lì. Gran bella sfortuna, dolcezza. Ma per quanto riguarda le storie con il nostro amico della testa triangolare, non è colpa tua se sei rimasta coinvolta nelle nostre vecchie beghe. Perciò ti darò un passaggio, solo per questa volta. Seguimi. Ah, era quello. Questo specchio ti porterà dove devi andare. Quale sia quel posto, invece... Beh, non dipende da me. Attraversalo quando sei pronto. Si stava glitchando tutto fuori. Cioè, quindi si fa i complimenti da sola. Si fa i complimenti da sola. Mia madre oggettiva. A casa. Questi sono finti. Starei qui per sempre se potessi. Ok. Interessante. Il vasetto qua, il caso mio, no. Vediamo lo specchio cosa mi dice. Abbi cura di te, dolcezza. È stato un vero piacere conoscerti. Ah, e fammi un favore. Non facciamo sapere al nostro amico Al che ti ho aiutato, ti va? Volevo però vedere se c'era un dialogo con lei, ma immagino che fosse la stessa roba. Ah, fine? Siamo già qui. Un attimo, ho temuto di averti persa. Ok, allora, se ho capito bene, questo tizio a triangolo, Aleph, è un vecchio arcangelo che è rimasto bloccato a Nuova Wirral come tutti noi. E sei stata salvata da una sconosciuta dopo che il tizio a triangolo ti ha spedito in un altro mondo. Cosa che può fare agli altri, ma non a se stesso. Mi sembra un buon riassunto. Non sappiamo cosa stia tramando questo tizio, vero? Mi pare che abbia già tutto un suo programma. Ad esempio, cercare altri arcangeli. Ok, allora cosa ne facciamo del tizio? Insomma, sta tramando qualcosa. Ma è un arcangelo, la roba degli arcangeli è un po' fuori portata per noi, secondo me. Ma io direi che li riesco a fare benissimo, invece. Lo teniamo d'occhio. Sì, bel piano. We're on the same ship. Ma scusatemi. Quindi è confermato che sono questi compagni, basta. Oppure
se avessimo esplorato di più prima di fare quella missione avremmo avuto magari più compagni nuovi. Non credo in realtà. Oh, Kaylee. Vabbè, facciamo sta cerchia allora. Facciamo sta cerchia. Proviamola. Ma aspetta, non è che magari c'è un dono segreto online? La cassetta è vuota. No. Tipo, perché per l'uscita dell'online... Io non lo so, sono blind. Suka Wolfie, Suka. Non usare la difesa VR. Allora, avvia sessione solo su invito. Ottimo. Wow. Raga, se volete entrare, potete. Se qualcuno di voi ha veramente Castle Beach, potete entrare. Andiamo a fare un giro, ovviamente, dove sono già stato. Vorrei fare tipo un una fusione, se possibile. Che sono abbastanza divertenti quelle da fare. Magari troviamo uno shiny. Sicuramente c'è Wolf, quello sì. Però non so se c'è ancora Nick, magari da prima. Cassette sborra il gioco per grandi e piccini. Certo. Dove Wolfie Bobo si deve bannare da solo. Certo, c'è quello. Occuparti, piccolo arcangelo, fuori dal canale. Guarda che simbolo brutto. C'è pieno di sborra da scoprire. Quante tipologie, quante viscosità. Diverse a chiappale, tutte raga. Idea da sentimi. Di euro tosta la sborra. Buoni, buoni. Però dipende. Dipende se tosti bene il pane e poi la metti fresca. O ci metti... Fai scaldare le fette, spalmi, poi chiudi e fai un'altra scaldatina. Perché non so, scaldata non l'ho mai provata. Comunque. Vabbè, allora basta. Come si fa? Indietro? Dov'è Wolfie? Dov'è Wolfie Bobo? È all'avventura al momento secondo l'autunno. Guardalo! È un vecchio! È un vecchio Wolfie Bobo. Dove sei? Dove sei? La connessione di Wolfie Bobo è interrotta. Eccoci qua. Oh. 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 Oh, fatemi volare tipo... Oh, qua nel parco di solito c'è sempre una cosa. Una fusione. Vediamo. Sono in Gloucester. Solito da queste parti una fusioncina la trovi. Non so da cosa dipenda, ma... Qua sopra, tipo, no? Ma qua non sono mai andato. Ma serio? La famosa villa abbandonata è qui, no? Oh! C'è di nuovo del codicino. Però... Va bene, tocca uccidere la cultista un attimino. No, viandante. Arrivo subito. Dragon Ball. Dragon Ball. Sputo. Sputo. Sorry, prima. Ok. Bella in fiamma. È un cannone. Dai. Ok. Quasi, dai. Aumenta la difesa, aumenta tutto, tanto muori adesso. Oh! Ok, easy. Easy! Morta, vero? Ok, ti faccio rivedere il codice. Roba strana. Siamo Lelly Kelly. Siamo Lelly Kelly, le più carine. Ok. Okay. Con le scarpine della sborra di Lelly Kelly, no. Un regalo la bacchetta magica con la luce per una bellissima con la luce fra l'altro. Allora, ah, ma c'è una missione lì, eh? Ah, non dirmi che è lì quel sasso. Questo è il codice, scrivetevelo, se volete entrare. Ipnorospo, proprio preciso sulla mia faccia. Entrate dentro. Entrate.
L'hai preso sto codice, Wolfie? Posso andare avanti? No, il 4 è le 4B7NS di Napoli. Allora, ma come funziona qui la cosa? Che io a quanto pare l'avevo già esplorata quest'area. Lì ci sono mai arrivato a volo? In volo? Qua c'è una roccia. Io me la porto in giro. Oh, ma è una casa distrutta. Casa distrutta. Vediamo cosa mi dice. Occhio dove metti i piedi. Rischi di inciampare in tutto questo ciarpame. Secondo me è tipo un capo palestra. Che posto è questo? Di solito la gente cade dal cielo e finisce in mare, no? Beh, io no. Io sono finito qui con tutta la mia roba. Ah, la casa proprio. Questo è un tempo nel mio appartamento, con qualche muro in più. Come ho fatto il tuo appartamento ad arrivare qui? Bella domanda. Se non altro, tutti i miei disegni e block notes sono rimasti con me. I'm Felix. Sono Felix. Piacere di conoscerti. Non dirmi che è un compagno questo. Io sono Dolly. Ma no, Felix, che ci fai qui? Sto cercando una cosa. Quasi tutta questa roba è andata in pezzi quando la stanza è venuta dal cielo insieme a me e poi la pioggia ha fatto il resto. Intorno c'è una cosa che sicuramente è rimasta intatta. Lo sapevo. Ma che cos'è? Sono chewing gum. Devo essere difficile da spiegare. Passa a casa mia a Harbour Town Ovest, ti farò vedere. Ma sir, potrebbe essere una cosa di incazza, eh? Guarda il che, mi muovo. Io, madonna. Oddio. È l'avventura, al momento il Miralago, no? Non mi interessa. Cosa possiamo fare, Wolfie? Cosa possiamo fare? Tranquillo, idiota. Guardalo qua, le avventure di Wolfie e Trainer di nuovo. Aspetta che gli do fuoco. Comunque mille volte meglio di Scalato Violetto. Ti curo proprio. Ma c'erano Shulkers! Oh no! Ma come fa a entrare Wolfie nelle lotte? Non può. Capito. Giusto? Eh no. Wait, torna tutto adesso. Ecco come si fa sta roba. Oh shit. Wolfie, dobbiamo fare questo puzzle insieme adesso. Raccogli le rocce con me. Andiamo a raccogliere le rocce in giro. Yeah. Vedi che lì c'è una luce. E però a parte questa, non so. C'ho una roccia. Accende quella. Devo accendere la terza adesso. Come l'accendiamo la terza? La terza era qua sopra ad accendere. Come la si accende? Oh, guarda shortcut qui. Mamma mia, la goduria, abbiamo tutti gli shortcuti. Oh shit, no, non volevo. Vabbè. Aspetta, ma Wolfie può schiacciare i tasti in realtà. Basta che Wolfie vada. Ah no, bisogna accendere anche questa. Allora facciamo. No, bisogna accenderle. Quindi mi serve una roccia da mettere qui su questa. E poi andiamo a schiacciare quello sopra, tipo. Ho un'idea. Allora. Andiamo con calma, eh. Con calma, adesso facciamo tutto. Vedi, prendiamo questa. Questa la metto qui. Ok, non posso? Ah, ok. Quella accende quella. Me ne manca solo una. Una pietra. Wolfie, mi hai spostato la cosa. Ok. Manca solo una pietra. Aspetta, adesso ritroviamo, eh. A parte che non ho mai acceso neanche questa. Sta per arrivare un tanto soggetto a moderazione. Aiuto, ok.
Non puoi sabotarmi i puzzle, shit. Ah, è semplicemente questa. Ehi, Wolfie, prova a metterti qua. Prova a metterti qua, puoi stare... No, è già accesa. Easy. Ma easy, rimane accesa. Stella cadente. Vabbè, una merda. Una merdina, in realtà. Allora, il puzzle, quello difficile, in realtà era quello qua sopra, tipo, no? Tipo qua, vedi che c'è una... Una roba. Una richiesta di raid. Come si fa? Richiesta di raid. Accetta la richiesta. Balzo chiuto. Ok. Oh, sì, moderation. Bellissimo! Asma, ma sono forti. Livello 175. Ma Wolfie, ma c'hai lo shiny! Livello 175. Aspettate, faccio partire il Tangia. Ho molta paura. New from Lego! Trainer's ideal Lego set is made out of beep. You'll find a Lego Vaporeon on a beach with palm trees. You'd be able to find some coconuts. What's inside? Beep, obviously. Watch out. Wolfie Bobo is coming, literally, to take that Vaporeon. Defend it. Va bene, benissimo. Grazie mille del... Poi è costato effettivamente tanto. Grazie mille del Tangia. Bello, bello, bel Tangia. Bel Tangia. Effettivamente vorrei un Vaporeon. Oh, se non mi toccano però vinco, eh. Guarda, colpiscono solo Wolfie, godo. Sto colpendo solo Wolfie. Ieri ho tolto tanto così. Ma com'è il beep? E non... Qual era il beep, scusa? Out of... Ah, oh, sborra probabilmente. Ok. Ok. Sarà stato quello, immagino. Allora, il fiabba balzo chiuto. Mamma mia. Aia! Mi ha ucciso in un colpo proprio. Rip. Rip Wolfie. Wolfie, è un po' difficile fare... Ah, era Cam, ok. È un po' difficile, Wolfie, fare i raid al 175. No! Ah, ma io sono morto adesso, ma scusa. Basta, Wolfie ha rovinato il conte. No, l'ha migliorato ovviamente, però è un po' difficile. Mostrali tu. Trovarne uno. Aspetta, Poi volevo andare in realtà anche di qua, per capire questa cosa invece, se si può risolvere ancora. C'era sta cosa qua dei sassi ancora da risolvere. Penso che mi hanno sbloccato un po' di robe, no? Qua non si può salire. Di qua sì. Ed è la solita strada, no? Si va qui sopra e via. C'è questa e ok. Poi ne serve una blu da mettere lì. Un sasso è qui. Sai che forse si può fare però? Forse si può fare, perché una l'abbiamo qui. Di sasso. Ah no, shit, non si può salire però. Però posso tornare, posso buttarlo dall'alto verso il basso, no? O sbaglio? O sbaldo? Ho questo innanzitutto. Portiamoci. Dai, che forse finalmente possiamo risolvere quel cavolo di robo a 4. Che odio tantissimo. Aspetta, non ho mai schiacciato sta roba verde. Io sono un idiota. Non serve a niente, a quanto pare. No, vieni qua. Ok. Ok, si va di qua. Wolfie, Wolfie, stiamo per risolvere il problema del millennio, finalmente. Finalmente stiamo per risolverlo. Questo va su, vero? Se lo lascio andare. No, ti prego. Ok, sì.
Yes! Mi manca solo un sasso. Vai! Anzi, Wolfie, prova a salire tu. Prova a metterti su questo tasto, vediamo se si attiva. Wolfie, prova a metterti sul tasto. Uso... Non puoi veramente? Shit. Non si può usare Wolfie come sasso, che brutta storia, eh. Oh, aspetta. Vado a prendere il sasso che c'era di qua. Non ho capito sta cosa, cosa ha attivato, però. Sta roba blu. What? Non l'ho visto. Fuggi, fuggi, fuggi. Mi ha fatto morire, poi, cattivo. Dov'è il sasso? È di sopra? L'ho lasciato di sopra, il sasso? Forse sì. Sì, l'ho lasciato qui. Però ce l'abbiamo, regà. È questo. Eh no, però come lo si porta su? Lo si butta su da lì. Eh no, non posso buttarlo, regà. È questo il problema. È un sasso, quindi non posso portarlo di là. Perché posso anche buttarmi giù, ma poi non lo posso far risalire. Massimo posso fare questa ah no, però c'è questo movimento, attenzione, forse da qui si può buttare in giù. Fa vedere. No no no, vai via, vai via, dimmi che ce l'ho dopo, dimmi che ce l'ho comunque in mano, dimmi che ce l'ho comunque. Ok, sì. Qui si può buttare giù o mi sbaglio? No, non mi sbaglio, let's go. Ce l'abbiamo fatta, non ci credo. Questo sarà un premio di merda. Però ce l'abbiamo fatta, finalmente. Mesi che cercavo di aprire. C'è sto puzzle che ti richiede di portare boh, i pezzi del millennio. Esattamente, cioè, manco i pezzi del millennio devi portare qua. Questo è il premio, una mossa da 60 che ho già e un nastro base. Ok, te devi morire, stronza. Ok, non pensavo parlasse di nuovo la robottona. Quel gran robottona, però aspetta, aspetta. No, ok, non si può passare di lì. Allora, in realtà adesso abbiamo provato una cosa, vorrei fare la giusta gestione delle cose, quindi il riposo, okay. E voglio girare un pochettino con Eugene. Non mi interessa delle cassette, non mi interessa. Voglio andare in giro con Eugene, raga. Però dobbiamo fare quella roba rompipalle impossibile che è. Allora.